L'Unione Europea chiede pause umanitarie immediate nella striscia di Gaza e senza mezzi termini condanna Hamas per l'utilizzo dei civili come scudi umani, esortando Israele a ricorrere al massimo contenimento per proteggere le persone nella guerra in corso. Questo è il doppio messaggio che arriva dai 27 Stati membri e dall'alto rappresentante europeo Borrell. We ask Israel to show maximum restraint in order to save civilian lives. We condemn the use by Hamas of people at hospitals as shields, but also we express our concern for the dire situation of the hospitals that are being heavily affected by the bombing. Secondo Hamas, tutti gli ospedali nel nord di Gaza non sono più operativi. Intanto cresce la preoccupazione a livello internazionale con i ministri degli esteri che si sono riuniti per analizzare la situazione. Il faut voir ce qui se passe dans les hôpitaux à Gaza. Ce ne sont pas des champs de bataille. Et il faut écouter, à mon avis, les Médecins sans frontières, la direction de l'Organisation mondiale de la santé, qui disent que les gens, les patients qui sont en situation intensive, ils n'ont aucune chance. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de médicaments, donc ces gens vont mourir. Nel mezzo del conflitto restano le divisioni a livello europeo, mentre ufficialmente Bruxelles chiede pause umanitarie per consentire l'arrivo di maggiori aiuti a Gaza. Alcuni paesi, tra cui Spagna e Belgio, chiedono un cessate il fuoco immediato. Ich verstehe total den Impuls in dieser furchtbaren Situation, wo unschuldige Kinder, Menschen, Frauen, Mütter, Familien nicht nur so furchtbar leiden, sondern ums Leben kommen, verstehe ich den Impuls nach einem Waffenstillstand. Aber Impulse reichen eben nicht aus, um Menschen zu helfen, um wirklich Sicherheit und Frieden zu garantieren. Secondo l'Unione Europea, a tutti i civili deve essere consentito di lasciare la zona di guerra e le pause umanitarie devono essere subito attuate, altrimenti si rischia una catastrofe umanitaria.